Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sono una donna, amo un'altra donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna. Presentarsi come l'altra faccia di una possibile leadership femminile, esistenzialmente e dunque politicamente alternativa a Giorgia Meloni, è stata la chiave, forse decisiva, con cui Elie Schlein ha conquistato il popolo della sinistra, che a sorpresa ha riproposto il miracolo dei gazebo. Essere, dunque fare opposizione, operazione riuscita. Ho chiamato Elie Schlein per farle anche personalmente i miei auguri. Ovviamente mi aspetto un'opposizione durissima, io ho fatto un'opposizione durissima, direttore. Donna contro donna, un inedito, giovanissima per giunta, in questo Elie batte persino Giorgia, generazione post che considera archeologia anche la Seconda Repubblica, in cui l'attuale premier è cresciuta. Faccio volentieri un commento politico su Silvio Berlusconi. Avevo 9 anni quando è andato al governo. L'altra chiave del successo è sempre nella biografia politica della nuova segretaria, incoronata da più di 1 milione di elettori, iscritti e non, che domenica si sono messi in coda per le primarie. Posso dire dalla mia, a differenza degli altri candidati, di non aver mai fatto parte del gruppo dirigente di questo partito. Un movimentismo che viene da lontano, dai girotondi agli occupai, ma che ora, per la prima volta, conquista la leadership del partito. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare. È chiaro che al governo la nuova segretaria, eletta con il compito di risollevare le sorti dei democratici, non farà sconti. Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni. Meno chiaro come farà Elie, la passionaria, a guidare verso le sue posizioni un partito a cui finora non le ha mandate a dire. Su alcuni temi sono molto netta. Vorrei un PD che non rifacesse mai più l'errore di fare i memorandum con la Libia. Immigrazione, lavoro, sviluppo ecosostenibile sono temi che la nuova segretaria declina in modo più radicale del partito che è chiamata a guidare. L'errore è stato fatto anche dal centro-sinistra quando ha liberalizzato i contratti a termine. Ma il vero banco di prova sarà la guerra in Ucraina e il sostegno a Kiev che finora il PD non ha mai fatto mancare. Colleghi, il partito si continuasse a mobilitare senza dubbio sulla pace.